Nelle prossime ore, presso l'obitorio dell'ospedale di Isernia, sarà eseguita l'autopsia sul corpo della dottoressa rinvenuta priva di vita martedì mattina nel monolocale dove viveva, nel cuore del centro storico di Isernia. L'esame autoptico si è reso necessario per ricostruire le ultime ore di vita e le circostanze del decesso della donna, originaria di Sant'Elia Pianisi, ma in servizio presso il veneziale. Nefrologa, classe 94, era apprezzata da amici, colleghi e pazienti per la professionalità dimostrata in corsia. Sulla vicenda è intervenuto anche il procuratore capo presso il Tribunale di Isernia, il dottor Carlo Fucci, il quale in una nota ha voluto chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda che, come si legge nel documento, in considerazione della giovane età della donna, del suo inserimento personale e professionale nella comunità ed in assenza di motivi palesi che potessero giustificare un simile evento, ha indotto la procura a disporre l'esame autoptico anche per escludere eventuali profili di rilevanza penale. Inoltre il procuratore ha precisato che non esistono al momento elementi per affermare che si sia trattato di eventi differenti rispetto all'atto suicidario ed ha invitato al riserbo e alla prudenza per rispettare la memoria della sfortunata dottoressa.